Radio Tele Gallura presenta Microscopio. Microscopio. Fatti e personaggi della settimana. Fatti e personaggi della settimana. La libertà di Radio Tele Gallura di raccontare il territorio in libertà. Un cordiale saluto ai nostri telespettatori, benvenuti a questa puntata nuova di Microscopio che, come vi abbiamo detto lunedì scorso, sarà dedicata ancora una volta al progetto La città di Paese della Gallura. La volta scorsa abbiamo avuto ospite Emiliano Deiana, che è il referente politico di questo progetto per l'Unione dei Comuni, oltre che presidente dell'ANCI. È il sindaco di Luogosanto Pirredda, che è anche il presidente dell'Unione dei Comuni. Ecco, nell'ambito della descrizione del progetto abbiamo parlato, anche riferendoci soprattutto al precedente progetto presentato qualche anno fa, abbiamo parlato del progetto Sardegna in 100 chiese. Vi avevamo già dato notizia che era stato firmato recentemente una convenzione fra l'Unione dei Comuni e la Diocesi, e per parlare di questo appunto abbiamo voluto con noi quest'oggi Don Francesco Tamponi, che è il direttore dell'Ufficio Beni Culturali della nostra Diocesi e incaricato regionale per i beni culturali e l'edilizia religiosa. Intanto grazie Don Francesco per la sua presenza. Allora, progetto Sardegna in 100 chiese, poi scenderemo più nel particolare nelle nostre 8 chiese per le quali è stato firmato anche una convenzione. Però è il progetto in 100 chiese, cosa vuol dire? Significa che va inserito all'interno dello sforzo che tutte le regioni d'Italia e non soltanto fanno per rinnovare le loro strutture sociali, produttive, di sviluppo della società intera. Questo sforzo è sovvenzionato dai fondi europei e l'Europa, insomma, vuole che in particolare le regioni svantaggiate possano raggiungere un livello di sviluppo tale da essere paragonabile alle migliori parti che compongono l'unità europea. Per questo motivo sono stati previsti i cosiddetti fondi strutturali della Unione Europea che vengono declinati, cioè vengono organizzati regione per regione nei cosiddetti fondi di programmazione operativa regionale, i cosiddetti POR. Questi soldi vanno a toccare tutti i vari settori della vita della regione. Sono 8 le voci, quindi dalle grandi infrastrutture, le strade, tutto quello che ha a che fare con l'impegno pubblico delle amministrazioni locali. La regione Sardegna nel POR 2014-2020, perché questo è il periodo, il tempo di spendita di queste risorse, ha stabilito... Altrimenti poi le risorse ritornano all'Europa. Le risorse non sono spese. Rientrano in Europa. Questa è la vera corsa contro il tempo in questi termini. Il problema qual è? Che ha identificato i soggetti attuatori, cioè i soggetti che saranno responsabili per il loro sviluppo territoriale, e questi soggetti sono le unioni dei comuni. In Sardegna sono più di una trentina le unioni dei comuni. Stimolando, spingendo le unioni dei comuni addirittura anche ad unirsi tra di loro,
Quindi in unioni di comuni. Cosa come, che qui da noi è avvenuto. Come è avvenuto in Unione Gallura? Del comune Alta Gallura e Unione dei comuni Gallura. Perfetto. I fondi sono di due tipi. I fondi che utilizzerà l'Unione dei Comuni per gli sviluppi territoriali, cioè creare le infrastrutture, che vanno a toccare tutto, dai servizi alla persona fino a tutto quello che ha a che fare appunto con l'imprenditoria o lo sviluppo economico. E dall'altra parte invece fondi che vengono dati ai privati. E tra i privati c'è anche la Chiesa, perché la Chiesa non è un ente pubblico, è inteso come un'associazione di fedeli e quindi anche come un ente privato. E questi fondi dovrebbero in teoria essere cofinanziati dai privati per creare posti di lavoro, sviluppo, benessere nel territorio in vari settori, dall'agroindustria fino ai beni culturali. Per questo motivo, fin dalla prima ora, cioè 2 anni fa, 2015, da quando abbiamo avuto notizia del nuovo programma operativo regionale, il POR appunto, i termini di questo programma operativo, allora la Chiesa Sarda, la Conferenza Episcopale Sarda, ha detto anche noi con quello che possiamo fare mettiamo a disposizione patrimonio immobiliare e denari e risorse per contribuire allo sviluppo dell'isola. Sono stati presentati 3 progetti, è in azione già attivo uno di questi 3, è appunto il progetto Sardegna in 100 chiese. Che cosa fa la Chiesa sarda? Mette a disposizione 100 chiese antiche da restaurare con le loro pertinenze che possano essere utili all'interno di una di quelle 8 voci del POR, cioè la voce che serve per la salvaguardia, lo sviluppo, la valorizzazione dei beni ambientali e culturali, è la numero 6 dentro il POR. Nella legge, sì. Esatto. Mette a disposizione 100 chiese, 100 strutture per poter fare in modo che ci siano dei flussi turistici che possano diffondersi nel territorio dell'isola. Che poi non è solo turismo religioso, lo ricordiamo, perché poi attorno al santuario, attorno alla chiesa, attorno al monumento nasce il ristorante, nascono una serie di altre iniziative che arricchiscono il territorio. Ogni singolo progetto poi declinerà a suo modo, in base al territorio nel quale ricade, tutti i rapporti con le forze produttive del territorio e con le autorità pubbliche che stanno coordinando, guidando questo sviluppo. Questa è in teoria. Da un punto di vista delle risorse, la Chiesa metterà in campo dall'8 per mille alla Chiesa Cattolica 10 milioni e mezzo di euro, ai quali si dovrebbero aggiungere gli altri 10 milioni e mezzo che attraverso i vari accordi e i vari patti intercorsi in questi 2 anni, prima con il presidente della Conferenza Episcopale Sarda, Monsignor Miglio, e il presidente della Regione Sardegna, l'onorevole Pigliar, poi direttamente tra l'incaricato regionale per i beni culturali, il delegato, il vescovo che è Monsignor Sebastiano Sanguinetti, e l'assessore delegato dalla giunta regionale, l'assessore agli enti locali Cristiano Irrio. Secondo step, diciamo, poi dopo su tutti i territori le 10 diocesi scriveranno gli accordi per la spendita di questi 21 milioni di euro per creare posti di lavoro immediatamente attraverso i restauri, ma anche per restituire alle comunità di riferimento chiese restaurate, fruibili e pertinenze, quindi le cucine dove si fanno le feste di campagna, ad esempio, ambienti dove poter fare incontri, piccoli musei dove poter mostrare la nostra cultura e così via. Ripeto, ogni diocesi e ogni unione dei comuni
darà un titolo, anzi lo ha già dato, declinerà la propria manifestazione di interesse per lo sviluppo del proprio territorio a valere su questi fondi. Ecco, lei ha fatto adesso la presentazione generale, adesso veniamo alla Gallura. Veniamo alla Gallura, per il quale il progetto, di, se non ricordo male, di 1.000.000. 750.000 euro in Gallura di progetti di restauro, sì, che chiaramente poi porteranno anche ulteriori altre risorse. L'intera diocesi metterà, la diocesi metterà a disposizione per la unione di Unioni Gallura, Alta Gallura, 8 chiese del territorio e 750.000 euro. Sì. In 3 anni. Per quanto riguarda la, Anglona e il Coros, un'altra unione di unioni, l'Anglona, ricordo, fa parte sempre della diocesi, lì sì, ci saranno altri 2 interventi per 350.000 euro messi a disposizione dalla diocesi e che poi verranno messi a disposizione da quella unione. Qual è il progetto della Gallura? Ecco, intanto diciamo che il suo ufficio cortesemente ci ha fornito le foto delle 8 chiese, sì, quindi le vedremo man mano che arrivano. Però il progetto, intanto il progetto, come si chiama il progetto? Esatto, il progetto, i titoli dicono poco, però diciamo i contenuti. L'Unione dei Comuni, le due Unioni dei Comuni hanno presentato una manifestazione di interesse che ha all'interno un'idea pratica. Noi abbiamo una parte della nostra regione della Gallura, che sono le coste, fortemente popolate da gente, a partire da Olbia, che diventa la porta d'ingresso verso l'intero territorio e non soltanto per la Gallura, quasi per tutto il nord Sardegna, centro-nord Sardegna, però abbiamo una delle punte di eccellenza come la Costa Smeralda a livello internazionale e emuli, prendendo esempio da quella iniziativa imprenditoriale che partì negli anni 50, si è sviluppato un fortissimo flusso turistico lungo le coste. Questo ha però portato anche a mettere in ombra e a svilire in un certo senso il resto del territorio, cioè l'interno della Gallura. Giustamente il tentativo che vogliono fare le unioni dei comuni Gallura e Alta Gallura è quello di ribilanciare l'intero territorio con la valorizzazione di tutto quello che la Gallura sa fare, che non è soltanto un turismo di qualità, ma quel turismo di qualità sta cambiando pelle e sta chiedendo adesso prodotti di qualità, che sono fondamentalmente 3. La cultura, il cibo, l'aria buona, la serenità, i prodotti di qualità che la Gallura sa produrre, dalla carne a tutta l'agroindustria, fino al silenzio, cioè ad un ambiente che sia qualitativamente superiore. Quest'idea è formidabile, se si riuscisse a fare in modo di far dialogare queste due realtà, e cioè il flusso frenetico del turismo, anche quello di massa, oltre che quello di qualità delle coste, con i grandi valori materiali e immateriali che noi abbiamo nell'interno della Gallura, ecco che ci sarebbe allora uno sviluppo equilibrato per tutti, anche da un punto di vista economico, non soltanto da un punto di vista culturale. Cosa fa la diocesi di Tempio Ampurias? Mette in campo 8 chiese, tutte dislocate nell'immediato retroterra o nell'interno più profondo della Gallura, come un luogo di sintesi dove si possono vedere queste 3 cose. Dove si mangia bene durante le feste,
dove ci si incontra tra persone e il turista consumatore può essere trasformato in amico, in visitatore, può veramente entrare a toccare, a contatto con la nostra cultura più profonda. E poi la parte straordinaria dell'ambiente naturale che noi abbiamo, che va salvaguardato e nello stesso tempo vissuto dall'uomo. Ecco, questo progetto l'avete chiamato I Santi e le Feste nei Tempi e nei Luoghi. Vogliamo vedere queste 8 chiese? Cominciamo con la prima, così lei ce la descrive. Ecco, la regia può mandare adesso la prima foto. È la chiesa di San Pietro di Sirunis, a circa 10 km dall'abitato di Luras. È il progetto più grosso, più importante, quello di San Pietro di Sirunis. L'idea di fondo che ci ha condotto, è chiaro che per fare un matrimonio ci vogliono sempre, geograficamente adesso lo diciamo, ci vogliono sempre due sposi. Allora, l'idea di fondo di tutti gli interventi è quello di far sì che innanzitutto noi galluresi ci appropriamo delle nostre radici, delle nostre memorie, della nostra identità. San Pietro di Sirunis è l'identità mitica di Luras. A Sirunis esistevano diverse chiese, tra cui quella di San Pietro, che era appunto la chiesa parrocchiale. Andata diroccata, distrutta, trasformata in un letamaio, in un posto dimenticato da tutti, eppure ancora rimane dentro il cuore dei luresi la memoria mitica di questa antichissima chiesa di San Pietro, che è stata abbandonata negli anni 50, mica tanto tempo fa. Tra le 8 forse è quella che ha più necessità di intervento. È l'intervento più sostanzioso, più importante. Abbiamo aperto un'interlocuzione con la soprintendenza, perché quell'intervento sarà veramente delicato, perché da una parte dobbiamo salvaguardare l'esistente, dall'altra parte lo dobbiamo rifunzionalizzare per fare in modo che venga di nuovo restituita ai luresi. Voglio ricordare che il quartiere più antico di Luras è stato dedicato a San Pietro. In quel quartiere, questa è una nota di tipo biografico, ci nacque mio nonno, che si chiamava Pietro Francesco, e io porto il nome di mio nonno. Io mi chiamo Pietro Francesco. Quindi quasi obbligato, insomma. Quindi quella è la mia chiesa personale, ma al di là di questa battuta di tipo biografico, è per dire che il quartiere più antico di Luras, che è dedicato a San Pietro, ha un legame diretto fisico con una chiesa che si trova appunto nel centro urbano di San Pietro, con questo San Pietro di Sirunis. Ma soprattutto San Pietro di Sirunis è dislocato in una delle grandi direttrici che mettono in collegamento e creano un legame anche fisico, oltre che culturale, che mette insieme le 8 chiese, a partire dal cuore geografico della Gallura, che è luogo santo, per arrivare fino sulla costa, come in Aglientu, San Francesco dell'Aglientu da una parte, Trinità d'Agulto dall'altra e Vidalba dall'altra. In tutte queste località noi abbiamo delle chiese. Bene, mi pare importante questa operazione anche perché, a parte tutto quello che lei ha detto, serve anche per ridare memoria a chi non ce l'ha, perché soprattutto i giovani, cioè le nuove leve non hanno, le nuove generazioni non hanno ricordo e importanza. Sarà questa chiesa. Sarà occasione, vista le condizioni nelle quali si trova il rudere di San Pietro di Sirunis, sarà l'occasione per svolgere anche delle indagini archeologiche, perché certamente in quella chiesa ci saranno le sepolture degli avi del primo nucleo del villaggio di Sirunis, essendo la chiesa parrocchiale,
dal quale poi dipende appunto l'URAS. Voglio anche dire questo, la nostra speranza è che si rimetta in piedi l'antica festa di San Pietro di Silonis, che l'uresi si approprino di questa festa e che quella divenga appunto il luogo dove poter mostrare la vera anima di questa nostra comunità di l'URAS e poter poi diventare anche vetrina per i prodotti tipici, così come per tutte le altre chiese del territorio. Insomma, la festa nei luoghi e nei tempi non è soltanto una festa del tempo andato, no. Ma sarà una festa del tempo a venire. Richiamata appunto nel no. Ecco, passiamo adesso, lo diciamo anche per la regia, alla foto numero 2, alla chiesa numero 2, che è la chiesa, mi piace dirlo in gallurese, così come appunto si chiamava anticamente, Santo Ioanni di Liscia o Santo Ioanni di Montanna, che è una chiesa che appartiene all'URAS pur nel comune, pur essendo in territorio del comune di Tempio. Angelo, correggo. Sì. È una chiesa straordinaria, forse una di quelle. Ecco, localizziamola. La localizziamo. È una di quelle che risponde di più a questa idea dell'identità della Gallura, l'identità profonda. La chiesa si trova non lontano, a qualche chilometro, da Bassa Cutena, vicino al fiume Liscia, in un quadro paesaggistico straordinario, formidabile, e sta ai Calangianesi come San Pietro di Silonis sta ai Luresi. San Giovanni di Liscia, dicono i calangianesi, che hanno una grandissima devozione per San Giovanni, avendo trasportato tutte le celebrazioni in onore di San Giovanni a Calangianus, dicono i calangianesi che Calangianus provenga da Montanna, una delle antiche regioni alto medievali del giudicato di Gallura. E qualcosa di vero ci deve essere, che Calangianus nel suo primo nucleo in fuga da il un luogo, però è territorio comunale di Tempio. Adesso arriviamo. Sì. Quindi si trova vicino al fiume Liscia, territorio di Bassa Cutena, ma Bassa Cutena è divisa a metà tra luogo santo e tempio ed è nel comune di Tempio. Quindi, ricapitolando, San Giovanni di Liscia sta nel comune di Tempio, in territorio di Bassa Cutena, ma appartiene alla parrocchia di Calangianus. Più identità di così. Sì, infatti. Allora, lì è interessante da un punto di vista. Condizioni migliori rispetto. Sì, certamente, perché è sempre stata, fino ai giorni nostri, è sempre stata celebrata la festa di San Giovanni, curata dai calangianesi, solo da loro, che fanno uno strano rito unico nel suo genere, non lontano dalla chiesa, a qualche centinaia di metri. Eh? In che periodo, se lo ricordo? Il giorno di San Giovanni, il 24, sì, mi pare ci sia un'altra festa che si aggiunge nel periodo di settembre, però in questo momento non ho memoria. Il rito? Loro cosa fanno? Dopo la messa vanno a deporre una corona di fiori a qualche centinaio di metri dalla chiesa su un monumento che dichiarano monumento funebre, è una colonna dell'Osanna, ovvero in una tanca, in un terreno completamente isolato, ci sono tre gradini e al centro una colonna con una croce montata in alto. Che cos'è una colonna significa? Che cos'è la colonna dell'Osanna? Un'antica tradizione alto medievale diceva che nei cimiteri, nei luoghi di sepoltura, si doveva innalzare un cippo oppure una colonna, perché nell'ultimo giorno, nel giorno della venuta di Gesù, della risurrezione finale,
Gli angeli sarebbero arrivati su questa colonna, un angelo avrebbe suonato la tromba e dalle tombe sarebbero sorti tutti i defunti e si sarebbero radunati lì pronti per andare in paradiso. Quindi giudizio universale, la presenza della colonna dell'Osanna, cantando appunto Osanna nell'alto dei cieli, eccetera. La colonna dell'Osanna presente in quel luogo completamente isolato è certamente il segno di un luogo cimiteriale e quindi di un villaggio, il probabile antico villaggio di Muntanna. Ecco perché. Quindi restaureremo, voglio dire che San Pietro di Silonis, San Giovanni di Liscia, e adesso passeremo alla terza chiesa che sarà San Simplicio, sì. Sono le prime tre chiese che noi abbiamo introdotto come richieste di fondi a Roma l'anno scorso, quindi la prima annata dei tre anni di spesa, e che io spero vivamente si possano già accantierare tra qualche mese, probabilmente nella primavera adesso, diciamo, del 2018. Entro la primavera potrebbero essere... Partire già i cantieri, questa è la speranza che abbiamo, stiamo lavorando per questo. Ecco, anticipato, la terza chiesa è San Simplicio, si pensa ovviamente ad Ulbia, si pensa alla Basilica di San Simplicio, e invece è nella zona di Bassa Cutena, in località Macchietu, Lumacchietu, ed è, mi pare, l'unica chiesa che ricorda il patrono della diocesi, perché non ne abbiamo altre chiese, a parte la Basilica di San Simplicio, dedicata a santo patrono, a uno dei santi patroni della nostra diocesi. Anche questa chiesa è straordinaria. Io, sarà che mia passione per ognuna delle nostre chiese, provo una passione smisurata. È un gioiellino. Guardi che lei mi ha fatto appassionare qualche anno fa a queste chiese campestri, al punto tale che ho girato la Sardegna andando a cavallo visitando le chiese campestri, quindi ricordo e conosco queste chiese e questa in maniera particolare. Questa è straordinaria perché è una delle due chiese che sono rimaste in piedi a distanza di 30 metri l'una dall'altra, Santa Maria di Lumacchietu, che è a quasi 30 metri, quasi attaccata, esatto, 30-50 metri siamo lì, però questa rimane intatta a differenza di Santa Maria, che fu completamente ricostruita, rifatta ex novo negli anni 50-60. Si vede quell'intervento. Questa ha mantenuto intatta tutta la sua potenza evocativa. È una piccolissima chiesa, una delle più piccole che abbiamo in diocesi, in granito. L'interno ha un tetto in legno che, ahimè, purtroppo è in crisi, rischia di cadere, con le imposte delle travature scolpite con delle teste di cinghiale. È straordinaria, bella nelle sue cose. È una chiesa medievale, porta ancora i caratteri attraverso qualche monofora della chiesina medievale, ma soprattutto ci riporta a una memoria alto medievale. È una delle tre chiese, San Pietro, Santa Maria e San Simplicio, dell'antico villaggio di Melataras. In quel sito c'era un villaggio molto importante, citato dai documenti altomedievali, che rientra dentro una questione citata nel 1172, quando Melataras fu concessa a Santa Maria di Pisa, in una polemica tra il vescovo di Civita e Santa Maria e i Pisani che se ne appropriarono. Ma soprattutto è fondamentale nell'Alto Medioevo perché diffonde nel territorio il culto di San Simplicio. Quando nel 1113, nei primi del XII secolo, si struttura la diocesi di Civita dalla suddivisione della grande diocesi di Gallura, che viene spaccata in due, Galtellì e Olbia e Civita, allora si inizia a diffondere il culto del santo protettore, cioè di San Simplicio, da Olbia
partono dei legami in nome di San Simplicio che passano per l'antica Melataras, appunto a Santa Maria del Macchieto, e arrivano fino a Vidalba, dove esisteva un'altra chiesa di San Simplicio, ahimè oggi perduta, e non rimangono più neppure i ruderi. Sì, diciamo che è poco fuori da Bassacutena. È sulla strada per Arzachena, Bassacutena, a qualche chilometro da Bassacutena. Su quale territorio grava? Su Tempio? Tempio. O su, Tempio no, o no, Luogo chiedo Santo? Scusa, sul Luogo Santo. Sul Luogo Santo, quindi è il comune di Luogo Santo, sulla strada per Arzachena. Adesso arriviamo ad un'altra chiesa, che è quella della Santissima Trinità, la Trinità, che abbiamo qua a Tempio, a circa 4 chilometri. Però qui voglio aprire una parentesi, non ho mai avuto occasione di farlo con lei, se non per il giornale, però mi piace aprire proprio una parentesi, è triste ma brevissima, però mi pare giusto farlo. La Trinità, che recentemente, qualche mese fa, è stata oggetto di un atto sacrilego indegno, osceno, proprio non si trova un aggettivo per descrivere un atto del genere. Se ce ne vuole parlare. La profanazione della Trinità e di Mezza Ustu e della vicina chiesa della Madonna, che non rientra in queste otto chiese. No, non rientra perché è in buono stato. Ha colpito tutti perché in un primo istante, quando mi è arrivata la notizia, subito mi ha chiamato il parroco Don Giovanni Pittorro, disperato perché è rimasto anche lui colpito, appena siamo stati avvertiti, quasi in presa diretta di questa situazione. Stiamo vedendo adesso delle immagini di quello scempio, ecco, sì. Oltre che la chiesetta. A me immediatamente ha riportato alla memoria quello che l'ISIS ha fatto nei confronti e dei luoghi di culto di varie religioni, quindi sì, sì. Loro hanno distrutto moschee, hanno distrutto chiese ortodosse, ma hanno distrutto, io ricordo, le grandi distruzioni di Palmira. Questa violenza che rende l'uomo disumano, neppure bestiale, perché le bestie non fanno queste cose, le bestie distruggono per mangiare, per necessità. Qui è proprio la distruzione della disumanità. Io ho visto il male. E il male non è un diavoletto con gli occhietti rossi, che il male si manifesta attraverso la disumanizzazione dell'uomo. Si riuscirà a ricostruire quell'effigie della Trinità? Che sì, adesso noi abbiamo lasciato tutto così com'è, lasciando per mesi il segno di quella distruzione, di quella profanazione. Chi ha profanato quella chiesa, io mi permetto umilmente, però mi permetto di esprimere un giudizio. Chi ha profanato quella chiesa ha profanato suo padre e sua madre, ha profanato le sue radici, ha profanato la sua anima, perché non c'è motivo. La chiesa, noi abbiamo una tradizione in Gallura, lasciamo le chiese aperte. Volevo arrivare a questo. Lei, quando ha avuto la notizia, la prima reazione è stata questa: da oggi chiuderò tutte le chiese campestri, perché bisogna ricordare che tutte le chiese mi sono pentito nella avuto da gallurese che la prima reazione è sempre aperta, esatto, il giorno la prima di notte. Poi mi sono pentito da gallurese immediatamente ho subito detto no, perché questo vuol dire arrendersi, non soltanto arrendersi, non è una questione di orgoglio, vuol dire fare un danno maggiore. Vuol dire che noi distruggiamo la nostra cultura, il senso dell'accoglienza, la nostra civiltà, la nostra forza, quella del cuore. No, le lasciamo aperte. E la reazione allora adesso è questa: noi restauriamo, ripristiniamo, sfidiamo di nuovo questi che non hanno il cuore ad entrare in chiesa. Io li vorrei incontrare, ma non per oppormi a loro con violenza, per discutere con loro, per capire il motivo di questi gesti. Invece di dire guardiamo verso il futuro, questo gesto ha voluto dire voltiamo la testa verso il passato.
Cioè ci giriamo verso un rancore, un odio che ci muove contro noi stessi, contro la nostra stessa anima e contro la nostra gente. Allora cosa facciamo? Abbiamo incluso, ma non da adesso, era già previsto e anche prima, però questa è un'occasione forse che ci viene data dalla provvidenza per dire esercitiamo l'arte del restauro, del ripristino, della rifunzionalizzazione per costruire, non per distruggere e per rendere appunto a disposizione. Per cui Tempio, oltre alla Chiesa... Che tipo di intervento farete alla Trinità? C'è molto da fare. Lì c'è un rudere che va completamente rifunzionalizzato, dove mancano i servizi igienici. Cos'era quel rudere? Era la casa della festa. Era il luogo dove si cucinava e dove si allestiva poi per il pranzo comunitario. Il valore che c'è intorno a quella chiesa è che ognuno portava da mangiare dalla propria famiglia, come nelle nostre chiese galluresi, per poter condividere il proprio desco, il proprio pasto, il proprio pane con gli altri, in nome della Trinità. Che cos'è la Trinità se non il dialogo tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo? Cioè è il cuore stesso di qualsiasi volontà di umanizzazione della persona. Quindi il restaurerete dialogo. Anche quel rudere. Quel rudere serviva... Che è bello perché penetra nel granito, cioè rispetta la forma della roccia. Quel rudere era il luogo dove si cucinava la carne della bestia regalata dai più abbienti per i poveri. E quindi il momento della festa non era solo il condividere tra pari, ma era anche il far partecipare chi, allora c'era anche fame, chi aveva necessità, i poveri, al pranzo comunitario. Quindi insomma ecco perché i valori della ricostruzione sono molto più grandi delle semplici calce e mattoni che potremmo mettere su. È chiaro. Bene, da Tempio ci spostiamo adesso ad un'altra chiesa, la Quinta, questo lo dico sempre per la regia, ci spostiamo al Luogo Santo, la chiesa di Sant'Andria, a circa 7 chilometri proprio dal paese. Il Luogo Santo è ricchissimo di chiese. Il Luogo Santo ha 22 chiese di campagna, sì, con una media di 2-3 feste per chiesa, quindi possiamo immaginarci la potenza del Luogo Santo. Tra tutte abbiamo scelto una tra le più isolate, che però ricordiamo dov'è anche per si trova in una località adesso è difficile da in aperta campagna. Sì, il nome è difficile, Sumpoggio comunque. Sumpoggio, da qui si domina tutto praticamente, tutta la vallata intorno al Luogo Santo. Diciamo che entrando nel paese di Luogo Santo, questa si troverebbe alle spalle, insomma, ecco, sì, sì, in quelle vallate verso tra Luogo Santo e Aglinto. Usiamo un po', tanto per localizzare. Nella zona, la chiamiamo Brettella solitamente, gli automobilisti, che collega le due statali, la statale, cioè la provinciale con Aglientu e la statale con Panau, in quella Brettella. In un quadro paesaggistico, sì, anche lì straordinario e meraviglioso. Quella chiesa però sta nel cuore dei Luogosantesi perché viene frequentata tutto l'anno, ogni giovedì e ogni domenica, dalle compagnie di caccia grossa che l'hanno utilizzata e la utilizzano come punto di base, stazione per ritrovarsi dopo le fatiche venatorie. È una chiesa che ha necessità di essere veramente completamente rifunzionalizzata, perché nel tempo, per via di quest'uso continuo, gli sono state addossati delle tettoie provvisorie, manufatti non congrui, poco belli, per cui la riorganizziamo e anche lì sarà necessario dotarla di servizi necessari appunto per l'uso che se ne fa, questo uso intenso durante tutto l'anno.
Tra l'altro lì il problema, dico, è che essendo Sant'Andrea, la festa è il 30 di novembre, in pieno inverno, quindi c'è necessità di ripararsi, e allora ecco, dovremmo strutturare dei servizi che siano appunto congrui. Lo abbiamo appena nominato, Aglientu, ci spostiamo in questo comune, Santo Brancaccio, San Pancrazio. San Pancrazio è un luogo di riferimento per due comunità. A circa 5 chilometri dalla... Esatto, sulla statale che porta verso San Francesco d'Aglientu, è ben segnalata, è molto ben tenuta, in un quadro paesaggistico anch'essa eccezionale, in mezzo a dei boschi di lecci straordinari. La chiesa di San Pancrazio, sempre secondo quell'idea dell'identità. La si raggiunge anche su una stradina, diciamo, asfaltata. Sì, è comoda da raggiungere. Sì. È diventata il luogo di incontro di due comunità lontane tra di loro che fanno due feste. La festa di San Pancrazio, appunto in primavera, intorno al 12-15 di maggio, e la festa di Santo Paolo di Lulaldu in pieno febbraio. Se non ricordo male, o gennaio o febbraio, però in pieno inverno, dove si cuoce il lardo con le verdure, con i cavoli, eccetera. Bene, le due feste sono gestite dagli aglientesi, un comitato dell'Aglientu molto attivi, molto in gamba, da una parte, al quale però partecipano anche galluresi che arrivano anche da tempi, un po' da tutta la Gallura, e un comitato, quello invernale, di agesi che arrivano giù da Agius. I due comitati dialogano molto bene tra di loro, tengono molto bene la chiesa, si preoccupano di una manutenzione ordinaria, però la casa che viene utilizzata, la struttura che viene utilizzata per la cucina, ha proprio necessità di essere completamente ristrutturata. È un po' una catapecchia adesso. È una vera catapecchia, sì. È molto basso, Sì, è una cucina antica. La chiesa invece è ben tenuta, pare, esatto. Pare... ha un piccolo porticato anch'essa, che ha una certa nobiltà da un punto di vista architettonico. La questione è anche questa, è diventata anche luogo di incontro per un'associazione di giovani che ogni anno celebra da un po' di anni a questa parte un memorial in quella chiesa, quindi anche i giovani si stanno avvicinando alla cura delle loro tradizioni e con il linguaggio chiaramente che li contraddistingue, preoccupandosi anche di salvaguardare, rispettare al massimo l'ambiente, sì. e i luoghi. Anche il luogo. È una di quelle due chiese di cui parlavo prima, vicine al mare, quindi c'è una forte partecipazione di turisti anche a queste attività e anche a queste feste. Bene, arriviamo all'ultima chiesa, alla quale lei, non so se è d'accordo, mi ha fatto pensare poco fa, mentre faceva la presentazione, quando fra tutte le prerogative che queste chiese hanno, oltre che quella di far conoscere il territorio, far conoscere le comunità, eccetera, ha parlato anche della conquista del silenzio. Chissà perché ho pensato a questa chiesa, che è la chiesa di Sant'Ubaindio di Pietravaina, che su in alto San Gavino si trova nel territorio di Vidalba, ma sta a 800 metri di altezza, da cui domina tutta la bassa valle del Coghinas, e buona parte si arriva nella visione dall'isola dell'Asinara fino alla Corsica, fino addirittura a vedere la Maddalena. Si gode un bellissimo spettacolo, ma non nelle giornate di festa, ma se uno va da solo, esatto. Si gode anche il silenzio, si sente il rumore del vento. È un luogo straordinario dove in pieno inverno quasi sempre ci si immerge in mezzo alla nebbia, un silenzio irreale. Non è però l'ultima chiesa, ce n'è una simile che anche quella fa parte del progetto della chiesa di Sant'Antoni di Licolti a Trinità d'Agulto. Tutte e due hanno le stesse caratteristiche, poco distante da Trinità. Esatto, tutte e due hanno le stesse caratteristiche, sono simili. Anche Sant'Antoni è un luogo dove c'è un silenzio irreale. Su un pianoro, al centro di una valle circondata, a brevissima distanza dal mare, dall'Isola Rossa, come San Gavino è a brevissima distanza dal mare, da Valle Doria e da tutta quella costa e quella parte. L'obiettivo del restauro di queste chiese è appunto permettere che
quello che è l'anima della Gallura, portata fin verso la costa, divenga poi anche il luogo di incontro con i turisti. Bene, mi pare che noi abbiamo descritto il progetto, abbiamo descritto l'idea. Ovviamente noi siamo qui a disposizione per continuare ad informare la gente, per farvi dire le cose che volete dire. Io, Don Francesco, la ringrazio. Ci tenga informati. Va bene, grazie a lei. L'ufficio per i beni culturali è sempre aperto, tutte le mattine abbiamo l'archivio a disposizione, chiunque voglia venire a chiedere notizie noi siamo pronti a darle. Bene, ringrazio lei, ringrazio i telespettatori, ringrazio per le riprese Antonello Recchioni, il fonico è stato Dino Marroni, la messa in onda Vilma Mavuli, la regia di Armando Floris. A lunedì prossimo, grazie.